Carambola fra tre auto lungo la provinciale Felicio, a Lugo, di fronte al Baccar. Due persone ferite in maniera non grave e un'altra ricoverata d'urgenza al centro traumatologico di Cesena. Illesa una quarta ragazza. Tutte persone residenti fra gli abitati di Lugo e Cotignola. L'incidente è avvenuto intorno alle 14. Una Renault 4 con a bordo due sorelle mentre procedeva in direzione di Lugo si è fermata lungo la provinciale e sembrerebbe con l'intenzione di svoltare all'interno del parcheggio del Baccara, ma dall'accesso stradale sbagliato, in pratica dall'uscita del parcheggio. La manovra ha forse colto di sorpresa la vettura che procedeva alle spalle della Renault, una Volkswagen Polo guidata da una ragazza che è andata a tamponare la Renault. A causa dell'urto, la Renault ha così invaso la corsia opposta, lungo la quale stava procedendo un ragazzo albanese alla guida di una Peugeot 106. L'automobilista non ha potuto evitare l'impatto frontale fra le due vetture. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e l'elicottero proveniente da Bologna, poiché il velivolo a disposizione di Romagna Soccorso era già impegnato su un'altra urgenza. Le ferite più gravi sono state riportate dalla donna al volante della Renault 4, una signora di 64 anni, mentre gli altri due feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Ravenna. A Lugo il personale medico ha operato per consentire alla donna di affrontare il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Bufalini. Per diversi momenti la strada è stata chiusa al traffico, poi con l'arrivo della municipale della Bassa Romagna è stato ricavato un percorso per i mezzi in transito lungo la Felice utilizzando proprio il parcheggio del Baccara e il distributore di benzina sull'altro lato della strada.